le altre, insomma, da seguire. Ma tanto i nostri amici di Odissea Quotidiana entrano quando vogliono e spesso li chiamiamo noi, vedi l'altro giorno quando poi ci sono le emergenze. Buonasera Andrea, ben trovato Andrea Castano di Odissea Quotidiana. Due notizie possiamo dare stasera. Belle o brutte? Due notizie, sì. Buonasera, sarò velocissimo. Visto che non c'è alcuna emergenza imminente, ce ne sarà una brevissimo, perché praticamente adesso non ho tutto il tempo per fare tutta la storia che ci eravamo preparati con Mercurio, che ne aveva parlato su Odissea Quotidiana, vi invito a leggerlo, ma diciamo che dall'anno prossimo potremmo, sempre per il problema di revisione dei treni che è tanto caro alla Roma Lido in questi giorni, questa cosa potrebbe andare a colpire la metro A, dove praticamente dal 2022 l'offerta potrebbe crollare, diciamo, del 30%. Praticamente i treni in ora di punta passerebbero, diciamo, ogni 5 minuti. E questo è una pessima notizia, non imminente, però diciamo che l'ATAC e il Comune stanno tentando di porre rimedio, porre qualche pezza per cercare di non arrivare a tanto. Guardate, sull'articolo su Odissea Quotidiana è molto dettagliato, complimenti come sempre, loro non buttano lì previsioni, dice, sai, con la sfera, come si dice, di cristallo, ma studiano, analizzano, fanno confronti, e ringraziamo anche Mercurio Viaggiatore, sempre molto preciso, che è intervenuto giorni fa. Quindi esportiamo, come dire, i successi della Roma Lido, no? Si rischia questo, speriamo di no, quindi più che un articolo è un monito questo qui, è arrivato a qualcuno già, dice? Speriamo di sì.